Immaginate uno specchio, collocato nello spazio a centinaia di anni luce da noi, che riuscisse a restituirci il riflesso della nostra vita sulla Terra, qualche secolo fa. Forse questo specchio potrebbe essere ciò che più assomiglia ad un archivio. Ci sono archivi in ogni città, stanze piene di scaffali e cassetti, in cui sono conservati e ordinati accordi, disegni, mappe, carte dell'attività umana che qualcuno, prima di noi, ha ritenuto degne di essere conservate per il futuro. Noi siamo oggi quel futuro. In archivio puoi trovare i primi documenti che parlano della tua città. La nostra si trova in Italia e si chiama Mondovì. Eccola, ai piedi delle Alpi, lungo il fiume Ellero. Dalle rappresentazioni del territorio possiamo capire come si è trasformata la nostra città. In archivio puoi trovare pergamene, peli di pecora utilizzate per scrivere quando ancora non si usava la carta. In questa si racconta di una strana consuetudine locale. Il vescovo di La Brigue, in Francia, ogni anno doveva mandare al comune di Mondovì due calzini di lana e uno sparviero. Questo disegno, invece, è il progetto di una macchina per i fuochi di gioia, una sorta di fuochi d'artificio. Ed ecco le mappe catastali napoleoniche, che rappresentano nel dettaglio i confini fra le proprietà. Beh, non sono mai bastate. Da secoli i nostri concittadini continuano a bisticciare per i confini. Questa è Piazza Maggiore. Eccola come appariva più di 100 anni fa. Poco distante da qui, qualche anno prima, era nato Giovanni Giolitti, che divenne un importantissimo politico italiano. L'anno del Signore è 1842 e dalle 27 del mese di ottobre, alle ore 4:30, nella parrocchia di San Donato, è stato presentato alla chiesa un fanciullo di sesso mascolino, figlio del signor Giovenale Giolitti, di professione segretario della prefettura, e della signora Henrietta. Nel 1886 fu costruita una funicolare. Funzionava a contrappeso d'acqua. Ecco i progetti, che sono un po' i sogni di allora. E poi finalmente, eccola! Anche lei è cambiata negli anni. Abbiamo tantissime cartoline che lo testimoniano. La nostra funicolare è ancora diversa. E questi siamo noi. In archivio non c'è ancora posto per queste foto, ma tenetele da parte. Tra qualche anno, forse.